Vuoi provare la ringa tipico snack olandese, pupetto? Io provo solo il Ringo Boys. Il Ringo Boys. Hello! Siamo ad Amsterdam e questo è il nostro hotel. Questo qua che vedete, Hotel V, è il nostro hotel. È molto bello, poi vi faremo vedere anche la vista, vi farò un tour della stanza. Ma cosa, dobbiamo dire, scandalizza di più Tomas di tutti gli hotel del mondo? Cosa ti scandalizza di più? Il fatto che non ci sia il bidet. Sì, è vero, questo è scandaloso. Scandaloso. Sto spiegando a Tomas che non esiste da nessuna parte, esistono solo in Italia. Sì, ma cioè, allora vuol dire che sono dappertutto sporchi. Guarda che io ho vissuto 5 anni, 4 anni e mezzo senza il bidet. 5 anni sporca. Dai! Qualcuno dormirà qua sui gradini questa notte, ma non ti preoccupare, penso che non piova. Oh mio padano, che è, mi sputacchi. E Pupetto si è messo anche l'apparecchio, fa vedere avrei detti perfettissimi tra qualche sì, mese. Sì, però, sopra però sono già. Fino al matrimonio. Poi lo togli. Poi lo tolgo e poi lo rimetto. Esatto, esatto. Beh, adesso dove andiamo? Tomas vuole assolutamente andare da G-Star. Sì, perché la marca di qua è... È vero. È la marca che mi piace a me più di tutte. Non solo olandese, ma è anche un marchio di Amsterdam. Quindi vogliamo andare... Anzi, Tomas mi costringe, non che vogliamo. Tomas mi costringe ad andare da G-Star. Adesso stiamo aspettando Uber, che mi sa che è proprio lui. Guarda tu se è la targa giusta. NP684? NP684? No. No, non è lui. No. Addio Uber, è stato bello. Pensavo fossi tu, invece no. No, ma sono ancora 5 minuti. Stiamo aspettando. E poi andiamo a fare shopping. Io voglio andare da Chanel, voglio andare da Dior, andiamo, voglio andare da Saint Laurent. Dopo andiamo da G-Star e ci vediamo soprattutto con The Melzevik, che non aspetta, vediamo da un po'. Aspetta, andiamo a G-Star e andiamo anche da Levi's. Da Levi's, ok. E basta? Levi's. E basta? G-Star, Levi's? Ah no, anche da Hugo Boss. Ok, non vedrò niente per me, ho già capito. Vogliamo parlare di come ogni volta che io vado a fare shopping non trovo niente, invece Tomas fa shopping, poi alla fine finisce sempre così. Sì, però spendo cosa un po' troppo. Cosa ti sei comprato, scusa? Un paio di scarpe Gucci. Ah, però. Del mio colore preferito. Sì, rosse. Sono molto molto carine, molto belle, scarpe da ginnastica. E, oh, ecco il nuovo Chanel Store, che bello. Wow, però le hai trovate al 40% di sconto. Hai avuto fortuna. Oh là là. Cioè, ma il nuovo negozio Chanel è spettacolare, ragazzi. Sì, è bello. Wow. Andiamo. Giù anche, guarda. Sì, poi andiamo anche dagli Ocean Tomas. Basta, c'è Tomas, l'abbiamo perso. Ciao, Pupetto, ciao. Ok, we're a G-Star. Tomas sta facendo shopping, siamo da G-Star. Ma c'è un special guest di Vesa. Yeah! Super! Con la sua Chanel! I love your Chanel! Thank you! I want to steal your outfit today! Voglio rubarle tutto l'outfit! È fighissimo! On, so. I love those! But really? They don't look good on me! You have perfect knees! How can these be perfect? They're just weird! Mine are fat, I have fat knees! And I have my homie shoes and my... You look super cool! I want your sweatshirt as well! Say the name of your channel! Seguitela! Seguitela su YouTube, The Melza Swartz, seguitela, but perché è bravissima. My name is too hard. È troppo difficile il suo nome. Seguitela. I will put a subtitle thing. Seguite e iscrivetevi al suo canale, lei è fantastica. Tomas, cosa stai prendendo? Io sono qui bella spaparanzata. Anch'io tra l'altro ho fatto shopping. Vedrete il prezzo, di cosa si tratta? Queste prendi? Sì, questi costano one. 70, quelli costano... Sì, we approved, noi abbiamo approvato questi, non questi qua. Tra l'altro costano il doppio, non sono sì, anche questi carini. Questi sono i più belli però, cioè costano il doppio. Ma sì, dai, prendi quelli. Cioè non esiste. Ok, bene. Domani costeranno anche questi come quelli. Siamo al sushi, di nuovo, infatti Tomas non era molto contento.
e i nostri altri amici sono andati a mangiare qualcos'altro. Volevamo andare all'Hard Rock, ma sono strapieni fino a domani, quindi niente da fare. E quindi siamo venuti al sushi. Vuoi raccontarci che cosa mangerai? Allora, oggi qua da sushi mangerò carne. Praticamente tutta la carne possibile, immagino. Tutta la carne possibile. Che c'è sul menù. Sì. Bene. E beh, carne insalata. Bene. Oh, but they didn't see Vic. You didn't see Vic. Hi Vic. Because avete visto de mesa, yeah. I was looking at your Instagram, so Inception. Ma lui sa già che cosa c'è nella borsa Chanel. You already know what's inside the Chanel bag. But no spoilers. Voi lo scoprirete quando torno a casa, filmo un bel video haul e vi faccio tutto. Anche Tommaso ha fatto belli acquisti oggi, pantaloni ci sta, le scarpe. Io ne faccio sempre. Lui fa sempre super acquisti. Bene, guardate che bello che questo posto, voglio farvi vedere. Si chiama Sumo ed è un all you can eat vicino all'Eizze Plain. Alberi con fiori. Sì, sono belli, sono finti, sicuramente sono finti. Yeah, they are fake. Sì, sono finti. Guardate Tomas, è arrivato il ben di Dio. Io per adesso inizio con queste, ho sempre la tattica di prendere roba un po' più leggera, pesce. Loro hanno preso... it's all gone there. No, sorry, I was hungry. Me too. Loro hanno preso i coni, quelli vegan. Queste sono alghe. Those are algae, right? Yeah. Mm-hmm. Alghe. E Tomas ovviamente carne, patatine, verdura, chi più ne ha più ne metta. Yes, Tomas sta spiegando cosa vuol dire scopa in inglese e non finirà bene. Scopa is. You don't understand what they're talking about. No, because neither. The song is per scopa di chi? Per colpa di chi? Scopa. It's not per scopa di chi, it's per colpa di chi. Scopa di chi? Scopa is a game on with cards. Okay. Scopa di chi means who scooped it. Scopa is the game. Kind of. Yeah, it's a game. You played it. The second thing is the scopa is scoop. No. No, Vic, scopa, io se scoop. No, scopa is a broom. A broom? A broom. Broom e metla. Because it's a scopa, so, scoop. No. This is not a good English or an English lesson. This is a very bad English lesson. I was very good. Yeah. Scopa letto scope. Broom si dice. The third one, we'll just skip that and let's eat, okay? No. It's not it's a verb. Yeah. Scopare. It can mean that you're cleaning with the broom, right? But then it also means something else. Yeah. It's something not good. Yeah. No, you can already tell them so much. It means having sex. Ah. But it is scopare. It's not really heavy. It's like a little. Is it slang or is it? It's no, like, yeah, kind of, yeah, kind of. What the kids say nowadays. No. Yeah, maybe, yeah, probably. For sure. Yes, yeah. But if you say this in Italy, all the people know this. All the people say this. Tomas is teaching the worst Italian. Because all the people want to do this. Sto per postare questa fottina di me e Tomas davanti al negozio Chanel. Intanto ci stiamo mangiando anche il gelato. Stiamo passeggiando un po' per il centro e per i canali. E questa, non so se ve la ricordate, è la strada. No, probabilmente no, perché è tutto uguale. Sembra tutto uguale a Amsterdam, ma se la conosci sai che non è così. E questa è la strada che facevo sempre per venire in centro con la bicicletta. È bellissimo perché la sera ci sono queste lucine sui ponti. Sono molto romantiche. E la cosa ancora più strana è che sono le, se si vede, 9:30 di sera e cioè ancora non è buio. È una figata sta cosa, mi è sempre piaciuta. Infatti ieri erano le 10 e ancora non era buio. Sì, stranissimo, guardavamo proprio l'ora. E mi ricordo che questa cosa mi piaceva tanto quando abitavo qua. Poco mi piaceva in inverno quando le 3:30 era già buio, ma... Bellissimo. Quindi di che colore è? Ah? No, perché io ho detto che è nera e Tomas insiste che è blu scura. Quindi? Nera. Grazie. Dillo,
voi donne avete sempre ragione, ammettilo. No, ammettilo. Questo non lo dico, però ti dico che hai ragione. Stai tu. Rischiando grosso per la seconda volta oggi di dormire sugli scalini dell'hotel, non ti dico altro. Impossibile. Impossibile. Perché io dormo con te. Tu mi chiudi fuori? Ah no, dormo. Ah ok, vabbè, sì, sì. Allora sei carino. Pensavo mi dicessi perché chiudo io fuori te. No, io non butto patato. Niente fuori. Io non butto con... niente, cosa vuol dire? Io dormo con te. Ok, patatino. No. Ok. Andiamo a vedere se c'è un battello. Ci fa fare un giretto serale. Stavamo parlando del prezzo di queste case, che io mi ricordo, guardavo tempo fa quando abitavo qua, e queste casette sul canale costano sui 1, 2, 3 milioni a seconda della grandezza ovviamente eccetera. Però costano come una villa praticamente da noi, o più o meno come una casa cortina. Però vuoi mettere? Abitare in una casetta qua? Bellissimo. Siamo in battello, stiamo per partire per il giretto serale. Volevo farvi vedere, sono le 10, mancano 6 minuti e c'è ancora chiaro fuori. Che figata. Qui le foto, ok? Il posto Barcizza. È bello. La cosa più bella è farlo, secondo me, adesso al tramonto, alle 10. Siamo tornati in hotel e abbiamo chiuso tutte le finestre, che ce ne sono un sacco. Abbiamo veramente una camera bellissima e questi sono i danni di oggi. Vi farò presto vedere in un video haul di che cosa si tratta. È qualcosa che volevo da tanto ed è anche abbastanza difficile da trovare. E vi farò vedere. Non è una borsa, se state pensando, non è una borsa, ma è una cosa di altrettanto figo. È una cosa altrettanto figa. vedrete. Non lo spacchetto nemmeno, lo lascio così fino al video haul. Tomas vuole dire qualcosa? Una cosa di altrettanta fighezza. Sì. Adesso andiamo a nanna. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Su le mani, le mie donne amano. Dance. Buongiorno. Questo Tomas canta di prima mattina. Anch'io faccio, ali, io faccio il back vocal. Le donne amano dance. Ma non dice sulle mani, ditegli che non dice sulle mani, dice sono in fiamme. Sono in fiamme, le mie donne amano dance or night. Ok, andiamo a far colazione, se non la perdiamo. Sulle mani, le mie donne. Tomas, l'abbiamo già perso da un pezzo. Andiamo a mangiare, pupetto. Andiamo a fare la pappa. Oggi è l'ultimo giorno, poi sì, io sto per uscire, notare come in ciabatte, forse è meglio che mi metta le scarpe. Oggi è la prima volta che porto a spasso lei, la nuova Saint Laurent, yes. Mi spiace perché oggi si riparte, però almeno sono contenta perché partiamo tipo alle 6:15 stasera, quindi meno male abbiamo tutta la giornata per andare in giro. Ok, let's go, perché alle 11 chiudono la colazione e sono le 10:50, dopo. Colazioncina, io ho preso lo yogurt. Qui ci sono anche semi di... come si chiama quel frutto? Papavero. No, questo si chiama melograno. E poi ho preso cioccolata calda. Anche Tomas ha preso cioccolata calda, ma non ti è arrivata? L'ho già bevuta. Io perdo tempo al cellulare. Bene, bravo. Anche i pancake, ti sei già pappato, erano buoni. Buoni? Buoni, sì. Io poi ho preso un croissant con la marmellata, è fatta in casa, è molto molto buona. E poi Tomas ha preso anche uova, pancetta. Bacon, scusa. Ignoranza. Bacon. Quindi fai colazione e pranzo assieme, diciamo. È buono, sì. È buono. Io ho anche il miele da mettere nello yogurt. Buon appetito, Miska. Grazie, pupetta.
Che strano essere di nuovo per queste vie. Mi sento proprio a casa qua. Tanta gente, devo dire. E poi doveva esserci il sole, invece praticamente piove ogni giorno. A noi abbiamo fregato gli ombrelli all'hotel, che non so neanche se fossero liberi, ma noi nel dubbio. Adesso andiamo a mangiare qualcosina, lì c'è un self-service là dietro. Anche se Tomas non ha fame perché ha fatto colazione e pranzo insieme. Eh sì. E quindi, boh, se ti viene fame ti prendi qualcosa, è tipo un self-service. Secondo me è meglio che andare al McDonald's. Non abbiamo poi tantissimo tempo perché dobbiamo tornare in hotel, prendere le valigie e alle 4 e un quarto, così 4 e mezza dovremo partire dall'hotel. Sì. Siamo in aeroporto. Ciao Bobetto. Tra un po' si torna a casa. Sei pronto? Sì. Io sono già un po' stanca. Io sono prontissimo. Prontissimo per imbarcarti? Sì, tanto Tomas non ha mai paura degli aerei, io invece me la faccio sotto. Ma è bello. Sì, per lui è bellissimo, specialmente il decollo. Lui è tutto gasatissimo e io, no, Dio, moriremo tutti. Invece poi ogni volta sopravviviamo. Ciao.